Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. Continua a crescere il numero dei positivi al Covid-19 in Puglia. Sono 5.581 nuovi infetti a fronte di 36.000 tamponi. La città con il più alto tasso di positivi, Bari, 1.681 persone, seguita da Lecce con 1.265 casi, 408 le persone ricoverate in area non critica, 34 in terapia intensiva, 5 i decessi registrati. A Bari e in provincia, riferisce l'ASL, la conferma della notizia, nuovi contagi sono quasi triplicati, passando da 3.122 della settimana tra il 20 e il 26 dicembre a 8.124 nella settimana tra il 27 dicembre e il 2 gennaio. E alla luce dell'incremento dei contagi, la Regione Puglia ha chiesto alle ASL di attivare entro 48 ore altri posti letto Covid di area medica in 6 ospedali. Sentiamo. Cresce l'occupazione dei posti letto in area Covid e la Regione, con una delibera firmata dal presidente Michele Emiliano e dal direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, chiede alle ASL di attivare entro 48 ore altri posti letto Covid di area medica in 6 ospedali: l'ospedale di Altamura, Fazzi di Lecce, Galatina, Perrino di Brindisi, Cerignola e Ostuni. Operazione che sta avvenendo in queste ore, un lavoro complesso ma già programmato e organizzato in modo tale da non intralciare le attività sanitarie ordinarie, pronte ad essere riattivate anche le aree sanitarie post-Covid, tra cui l'ospedale Fallacara di Trigiano. Per quanto riguarda le terapie intensive, la strategia della Regione è centralizzare la gestione dei pazienti per aree vaste. A Bari, nell'ospedale in Fiera e Policlinico, a Lecce, al Fazzi e al Riuniti di Foggia. Inoltre, sempre secondo quanto disposto dalla Regione, dovranno essere aumentati i posti letto nei reparti di ostetricia alla luce dell'incremento del numero di donne risultate positive al Covid in gravidanza. Alta l'attenzione anche per i pazienti pediatrici. In ogni provincia dovranno essere attivati almeno 10 posti letto visto l'aumento di positività e ricoveri. La circolare della Regione prevede anche che venga garantita la disponibilità di posti letto e percorsi dedicati per i pazienti psichiatrici e posti letto chirurgici o di area medica riservati a pazienti positivi al Covid ma asintomatici e ricoverati per altre patologie. Intanto, mentre la Puglia si prepara ad affrontare la quarta ondata pandemica, si ragiona anche sul ritorno a scuola in presenza. E allora si discute sulle riaperture delle scuole in sicurezza dopo le festività natalizie. Si torna in aula lunedì prossimo, 10 gennaio, dalla Regione nessuna indiscrezione in merito a nuove disposizioni, mentre i sindacati chiedono la convocazione urgente del tavolo regionale. Ne parliamo con Gianni Verga della UIL Scuola. Grazie e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, si presenta il problema del rientro in classe, un rientro a rischio secondo la UIL che lancia l'allarme. A cosa si potrebbe andare incontro? Beh, sicuramente in queste ore registriamo grandi angosce e timori da parte di genitori e lavoratori. Perché? Perché noi abbiamo sempre detto che siamo per la scuola in presenza, ma in totale sicurezza. Al momento, naturalmente, non ci sono forse le condizioni per poter dire che la scuola sia sicura al 100%. Benché i protocolli sanitari siano attuati, ma queste ultime regole, frutto di una mediazione soltanto politica, e lasciano molto a desiderare, perché oggi noi ci ritroveremo, anzi da lunedì ci ritroveremo a contare i contagiati nelle scuole, ma i contagiati nelle scuole non devono neanche entrare, quindi è necessario uno screening. Vorrei ricordare, faccio appello al presidente Michele Emiliano, che il 27 gennaio prossimo compie un anno la delibera di giunta regionale con cui avrebbe dovuto la regione far insediare presso le scuole i presidi sanitari, i cosiddetti TOS, quindi 355 unità di personale dedicate nelle scuole al tracciamento e allo screening. E se naturalmente mi rendo conto che il personale è poco, a questo punto si utilizzi l'esercito, si utilizzi la protezione civile, si utilizzino tutte le risorse necessarie affinché possa la scuola ripartire in assoluta sicurezza, perché da quello che abbiamo visto nella legge finanziaria, evidentemente la scuola non viene messa ancora una volta al centro del paese.
Allora, Verga, è possibile che anche alcune scuole di Bari potrebbero sospendere mensa o trasporti, addirittura non aprire, proprio perché parte del personale, sia docenti e personale ATA, sono contagiati dal Covid? Qualche scuola abbiamo notizia che insomma ha già la metà del personale che ha comunicato l'assenza già da ieri, per cui sarà difficile da lunedì sostituire tutto il personale assente tra contagiati, quarantene, persone non lavoratori non vaccinati. Insomma, ci sarà un grande affare da lunedì. Fermo restando che abbiamo una notevole preoccupazione per il fatto che gli alunni di scuola dell'infanzia giustamente non utilizzeranno le mascherine, ma noi sappiamo che dai 5 anni è la fascia di età dove si registrano maggiori contagi, quindi lavoratori e compagni di classe assolutamente esposti in questo senso. Benissimo, grazie Gianni Verga, Will Scuola, andiamo avanti con le nostre notizie. È fondamentale che chi si rapporta col cittadino utente non giochi allo scaricabarile, rimandando competenze proprie ai medici di famiglia, come sta accadendo e stiamo denunciando. Vedi il volantino informativo diffuso dalla ASL Bari che induce gli utenti a richiedere ai medici di medicina generale prestazioni non dovute come prenotazione tamponi o certificati di guarigione. Si vigili perché non si continui con questo modo di procedere. Diversamente, non potendo fare altro, ci vedremo costretti a tutelarci per le vie più opportune. E la lettera diffida inviata dall'intersindacale medica composta da CGIL, CIMET, SMIS, NAMI e UGS al presidente della regione Michele Emiliano e a tutti i direttori generali delle ASL, con la quale i sindacati chiedono di non indirizzare i cittadini positivi al Covid dai medici di famiglia per richieste di tamponi o certificati. E adesso la cronaca cittadina con Tiziano Tridente dalla postazione social. Tiziano, buon pomeriggio. Sì, eccoci Cristina, dal nostro sito. Il grave incidente è avvenuto all'alba di oggi sulla strada provinciale 82 tra Gioia del Colle e Acquaviva, con due suore rimaste gravemente ferite e trasportate in codice rosso all'ospedale Miulli. Stando a quanto abbiamo appreso, la Ford Focus con a bordo le due suore, una 82enne alla guida e la consorella 73enne sul sedile del passeggero, poco dopo le 5 del mattino avrebbe tamponato violentemente un trattore ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere e il personale del 118 che ha trasportato le suore in ospedale dove sono tuttora ricoverate. Ferito in modo lieve anche il conducente del trattore. A te. Grazie Tiziano, una cittadina georgiana di 30 anni è stata arrestata dalla polizia per il reato di rapina impropria in concorso. Avrebbe rubato merce in un supermercato nella zona industriale con la complicità di un uomo non ancora identificato. Dopo aver infilato la rifurtiva nella borsa, la donna avrebbe tentato la fuga e avrebbe aggredito anche con calci e pugni alcuni dipendenti che l'avrebbero bloccata dopo essersi accorti del furto. Questa mattina a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione dell'evento La storia del Bari attraverso le maglie, il servizio di Michele Carofiglio. La storia del Bari attraverso le maglie, presentata questa mattina a Palazzo di Città la 3 giorni di eventi ed iniziative dedicate alla storia del Bari in occasione del suo 114° compleanno. Grazie alla passione dei collezionisti Francesco Girone e Roberto Vaira, con la collaborazione di Comune, SSC Bari e della Commissione Risorse e Qualità della Vita del Municipio 1, il 13, 14 e 15 gennaio nello spazio Murat in Piazza del Ferrarese sarà possibile ammirare ben 114 maglie che per l'occasione saranno esposte. Un regalo per i tifosi biancorossi che potranno così rivedere dal vivo le storiche divise indossate dai propri idoli. Questa iniziativa volevamo già regalarla tempo fa alla città di Bari, purtroppo tra il Covid e altro si è un po' fermata. Quest'anno siamo ripartiti di slancio subito dopo l'estate, abbiamo organizzato la cosa. Fortunatamente siamo stati benissimo accompagnati sia dal Comune di Bari, dal Municipio 1, dall'SSC Bari e da tutti i vari sponsor. E siamo riusciti ad avere uno spazio importante come quello Murat per regalare alla città di Bari questa esposizione dove esporremo 114 maglie, visto che si festeggia il 15 gennaio i 114 anni del Bari, con appunto tra le maglie più importanti della storia barese. Ognuno di noi, ogni tifoso è legato a una maglia particolare, a un numero, a un periodo particolare della vita, della squadra, del nostro cuore. Tanti sono legati anche ai simboli, no? Una delle maglie preferite dai tifosi baresi è proprio quella che porta
il simbolo del galletto. La Befana della WISP è tornata come ogni anno all'Istituto Fornelli di Bari. Vediamo. Una calza speciale ricca di dolci, ma anche una tuta sportiva e medaglie per l'impegno. Sono i doni che la Befana della WISP, l'associazione Unione Italiana Sport per Tutti, ha consegnato ai ragazzi dell'Istituto Penale Minorile Fornelli di Bari il 6 gennaio. Porte aperte e auguri dallo sport, l'iniziativa che da oltre 20 anni nel periodo natalizio vede impegnata la WISP Bari insieme con i giovani reclusi in istituto in un percorso avviato il 10 dicembre scorso con un torneo di tiro con l'arco e conclusosi ieri con premiazione e festeggiamenti alla presenza del sindaco Antonio De Caro e del direttore dell'Istituto Fornelli Nicola Petruzzelli. Tante le attività che hanno visto protagonisti i ragazzi, tra i momenti più coinvolgenti l'amichevole del 16 dicembre tra la squadra del Fornelli e la formazione Under 15 del Bari. Nel programma di iniziative anche partite di basket contro la Young Basket Massafra, il torneo di tiro con l'arco, eventi di musica, danza e fitness, in linea con la vocazione della WISP a diffondere la cultura dello sport come strumento per l'inclusione sociale e stimolo per il cambiamento e come riscatto di vita. E adesso ci spostiamo nell'area metropolitana con i servizi dei nostri inviati. C'è anche Mola di Bari tra i borghi scelti da Registra Piva per il documentario per la promozione del mare della Puglia. Francesco Russo. Si chiama Sea Mood, il documentario d'osservazione diretto dal regista Alessandro Piva al fine di promuovere e valorizzare i borghi marinari della Puglia nell'ambito del progetto Destinazione Puglia realizzato in sinergia con la sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione e il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e con la collaborazione dell'Aret Puglia Promozione Puglia 365 e della Fondazione Puglia Film Commission. 6 i comuni marittimi scelti, le isole Tremiti, Bisceglie, Brindisi, Castro, Taranto e per la provincia di Bari il borgo di Mola, una cittadina poco conosciuta e ancora lontana dal turismo di massa, scrive Piva, ha visitato i palazzi storici, il teatro Van Westerhout, esplorando il fortissimo legame di questo borgo con il mare e la pesca, mi sono imbattuto in una realtà affascinante, la produzione artigianale dei cordami da marineria della Corderia Palmi. Il video, presentato in anteprima in piazza 20 settembre con i vertici di Regione e Puglia Promozione, il sindaco Giuseppe Colonna e il mare con la sua sapienza antica ad indicare il percorso. Il documentario racconta la vita quotidiana dei borghi storici che convivono con i due mari, colonna sonora fatta di musica contemporanea mista alla performance degli artisti pugliesi Federica Somma, Maristella Martella, Flavio Albanese e Giovanni Guarino. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Situazione per la giornata di sabato con un minimo di bassa pressione posizionato sullo Ionio tra la Grecia e il Mar Ionio. Ancora determinerà un po' di instabilità all'estremo sud tra Sicilia, lato Ionico e Salento. Altrove invece un po' di alta pressione solo sulle Alpi più settentrionali di confine, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, di confine con la Svizzera e la Francia. Si adosserà un fronte nuvoloso dal nord Europa con qualche fiocco di neve. Nel dettaglio possiamo osservare difatti il minimo di bassa pressione tra la Grecia, il Nord Africa e il Sud Italia con ancora dei fenomeni all'estremo sud. In sintesi, ecco la grafica con appunto delle precipitazioni, anche dei temporali sul Salento, precipitazioni tra la Sicilia e la parte ionica. Altrove bel tempo, questi fiocchi di neve si riferiscono solo alle Alpi più settentrionali di confine, Valle d'Aosta e poi Piemonte. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.